L'eventuale disparità che c'è tra uomo e donna nello stipendio non è dovuta ad una mancanza di norme. I problemi arrivano quando? Arrivano quando le aziende chiedono gli straordinari e gli uomini dicono di sì e le donne rispondono di no perché hanno un dopo lavoro fatto di figli e casa. Quindi tante volte la disparità di trattamento è una libera scelta voluta dalle donne, perché preferiscono stare a casa con i figli piuttosto che fare determinate situazioni. Quando noi ci approcciamo a qualsiasi tipo di politica, dobbiamo sempre tenere in considerazione che le società evolute sono quelle che danno pari dignità e pari possibilità, quindi opportunità, a tutti i generi, ai generi di altri. Se noi mettiamo una barriera sull'età, il sesso, la cultura, la razza, stiamo rallentando il progresso della nostra società. E noi questo non lo possiamo e non lo vogliamo permettere. Si deve capire che tutti i genitori all'interno della famiglia hanno dei diritti e dei doveri, hanno pari diritti e hanno pari doveri nei confronti dei figli e nei confronti del coniuge.